Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Vi raddrizzo un attimo, siete un po' storti. Ok. Questo sarà il tanto atteso wrap up del mese di novembre, quello tanto annunciato e decantato. E finalmente vi mostro tutti i libri che sono riuscita a leggere in questo mese di novembre. Devo dire che sono veramente sorpresa e soddisfatta perché ho letto tanto, tanto per i miei standard. E sono state letture che mi hanno fatto davvero viaggiare perché sono stati di generi differenti, proprio libri completamente diversi fra loro, quindi veramente dal punto di vista letterario è stato un viaggio continuo questo mese di novembre. Ma cominciamo subito. Vi ricordo sempre che per questo tipo di video io mi attengo al mio fantastico reading journal, quindi il quaderno dove annoto tutte le mie letture. Se volete vedere come l'ho organizzato e strutturato, vi lascio qui nelle schede il video apposito, in cui tra l'altro mi avete dato anche delle fantastiche idee che applicherò per il reading journal del 2017. Cominciamo subito. Allora, il primo libro che ho letto è un libro che ho praticamente divorato tra la sera e la notte di Halloween, proprio perché volevo entrare nell'atmosfera della notte delle streghe, e quindi ho letto un grande classico che è perfetto proprio per creare l'atmosfera horror, e sto parlando dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson. Questa è un'edizione super vecchia, veramente l'ho trovata già in libreria, non so da dove sia sortita fuori, ma è veramente ben scritta, ben tradotta. Mi è piaciuta moltissimo questa storia e naturalmente fa a dir poco riflettere l'idea che ha questo dottore di creare un suo alter ego, ovvero il signor Hyde, per dare sfogo a tutti i suoi istinti bassi, che poi sono gli istinti dell'umanità che non possono emergere nella società, e in particolare per lui che è un dottore molto rispettabile. Quindi mi è piaciuto tantissimo, l'ho veramente divorato, si legge molto facilmente e gli ho dato 5 stelle su 5. Se per caso non avete ancora dato una possibilità a questo grande classico, io ve lo straconsiglio perché veramente merita tantissimo. Poi, dopo questo, ho letto credo si possa chiamare romanzo breve oppure racconto, non lo so, fatemi sapere, di Dostoevskij, che rientrava nella mia challenge, quindi per il punto un classico russo ho letto questo racconto, questo romanzo breve, e tra l'altro vi farò presto un aggiornamento della book challenge, direi proprio il bilancio definitivo visto che oramai siamo a dicembre, e sto parlando delle Notti Bianche di Dostoevskij. Questo è il libro che contiene più racconti, contiene Il giocatore, Le notti bianche, La mite e Il sogno di un uomo ridicolo, quindi non contatelo tutto, ma sono circa 60 pagine di questo libro che io ho letto. E Le notti bianche, devo dire che è stata una lettura molto particolare. Io mi ci sono avvicinata senza sapere che cosa aspettarmi, perché non mi ero preparata, e praticamente il protagonista è un grande sognatore che, detto fra di noi, si fa delle grandissime pere mentali. Infatti tre quarti del racconto sono dei suoi monologhi di come lui immaginava la sua vita, di una vita piuttosto immaginata che vissuta. E poi c'è la controparte, ovvero questa ragazza che lui incontra fortuitamente, che invece è una ragazza sicuramente più concreta, gli racconta delle cose realmente avvenute, e quindi c'è questo bilanciamento che loro si scambiano durante queste notti bianche, queste tre notti che loro trascorrono nello scambiarsi queste esperienze di vita. Il finale mi è piaciuto molto, non è un finale scontato, e mi è piaciuta molto anche la morale che si cela dietro questo finale. Complessivamente gli ho dato 3,5 stelline. Se voi l'avete letto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Poi sono rimasta nel mondo dei classici, però con un tutt'altro genere. Sono ripiombata nel mondo dei romanzi d'avventura. Dopo Viaggio al centro della Terra avevo tanta voglia di rileggere qualcosa di Verne, e quindi mi sono proprio catapultata nel giro del mondo in 80 giorni.
Questa edizione di Rusconi Libri è meravigliosa. È un libro che ho pagato niente, l'avrò pagato 2-3 euro sulle bancarelle quest'estate, ma è tradotto in maniera eccellente. La scrittura è abbastanza grandina da invogliare la lettura ed è morbido, è proprio bella questa edizione. Se la trovate ve la straconsiglio. Tra l'altro ho trovato delle edizioni di questo libro in libreria di case editrici anche più famose, però nulla a che vedere, cioè o erano scritte troppo piccoli o non mi piacevano, non invogliavano nella lettura. Invece questa edizione proprio me la sono divorata come niente, mi è piaciuto tantissimo. Naturalmente non è un libro che ha bisogno di presentazioni, si parla di un giro del mondo in 80 giorni da parte di un ricco uomo inglese dell'Ottocento che mi è piaciuto moltissimo come protagonista, come anche il suo aiutante Passepartout, veramente due bei personaggi. E poi mi piace molto riflettere su come si viaggiava fino a un secolo e mezzo fa circa, quindi insomma non 2000 anni fa, parliamo di un passato abbastanza recente e veramente loro se la vedevano brutta quando dovevano viaggiare. C'erano pochi treni, poche navi, i binari non coprivano tutto il territorio, ma in certi punti si interrompevano, occorreva proseguire a piedi. Insomma, è stato anche in questo caso una bella riflessione sui modi di viaggiare dopo aver letto Un cappello pieno di ciliegie di Oriana Fallaci, perché anche lì c'è proprio un modo di riflettere sul modo in cui viaggiavano, scusate il gioco di parole, i residenti del mondo dell'epoca. E quindi questo qui è stato fantastico, 4,5 stelle. Poi ho cambiato completamente genere e mi sono fiondata su un libro che io credevo fosse di genere spirituale, mentre in realtà è più una autobiografia. Sto parlando di questo titolo, Milioni di farfalle di Eben Alexander. Eccolo qui, non era nei miei programmi di lettura, però una sera avevo proprio voglia di immergermi in una lettura comunque profonda, spirituale, religiosa, insomma quello che credevo di trovare in questo libro, e poi invece in 4 giorni l'ho terminato. È un libro abbastanza breve, insomma arriva a circa 200 pagine. E questo libro merita due parole. La storia è la storia vera, raccontata in prima persona, di un neurochirurgo americano che vi mostro in foto, in modo che penso che vogliate farvi un'idea a tutto tondo di questo personaggio. Questo neurochirurgo per tutta la sua vita è stato ateo, non ha creduto in niente. Siccome operava sul cervello delle persone, molti pazienti lo chiamavano alla vigilia di interventi importanti e gli dicevano di aver visto persone care defunte o che si sentivano stranamente serene o di aver avuto dei segnali che insomma li orientavano sull'esito dell'intervento, e lui trattava tutti con superficialità perché di fatto non ci credeva e dava una spiegazione razionale a tutto. Poi una sera lui si sveglia e avverte dei forti dolori alla testa e alla schiena, quindi in questa area del corpo, viene ricoverato e gli trovano una malattia che lui definisce non rara, ma proprio impossibile da contrarre. Lui praticamente in maniera spontanea, quindi non a seguito di interventi chirurgici o di contaminazioni, ha beccato nel cervello il batterio dell'Escherichia coli, un batterio che di solito è nell'intestino. Facendo un rapido excursus della sua vita nei mesi precedenti a questa infezione, si scopre che lui è stato in Israele e probabilmente ha contratto un batterio non comune, ma un batterio addirittura super forzuto che si è mescolato con il DNA di altri microorganismi, e lui quindi tornando in America potrebbe essere il paziente zero, quindi il primo paziente di una nuova epidemia mondiale. Lui resta in coma per una settimana, tutti lo danno praticamente per morto perché poi più passano le ore e più è difficile che si svegli, ma anche se per miracolo dovesse sopravvivere, molto ma molto ma molto probabilmente resterà un vegetale, cioè una persona che avrà bisogno di assistenza continua per il resto della sua vita. Lui però durante questa settimana di coma vede il paradiso. Ora non ve lo racconto, però
lui dice di aver visto il paradiso. Riporta in questo libro dei messaggi che gli sono stati riferiti e dopo una settimana lui riapre gli occhi. Non solo quindi è riuscito a sopravvivere a questa terribile infezione al cervello, ma si ristabilisce completamente. Non è un vegetale, è una persona che è tornata a come prima dell'infezione. Quindi lui qualche mese dopo questa terribile esperienza decide di raccontare questa sua visione del paradiso in un libro, perché dice: io parlerò con cognizione di causa essendo io un neurochirurgo, quindi quello che io dirò è assolutamente attendibile, perché chiunque può dire di aver visto il paradiso, però io, conoscendo bene il cervello, vi dirò perché la mia visione è stata vera e non è stata una produzione del mio cervello. Quindi questo è il libro. Che cosa ne penso io? Devo dire che a me il personaggio di lui non convince particolarmente. Lui a un certo punto del libro rivela di essere stato adottato. Quindi la famiglia che lo ha cresciuto e che gli ha permesso di fare carriera come medico non è la sua famiglia vera, biologica, ma è una famiglia adottiva. E lui confessa di aver provato per anni e anni un forte complesso di inferiorità. Ora, tutti noi sappiamo che il complesso di inferiorità spesso si capovolge nel complesso di superiorità, cioè la persona che è stata abbandonata da piccola o che non ha avuto abbastanza affetto cerca di ergersi al di sopra degli altri in una sorta di compensazione. E quindi tra le righe è un po' quello che ho percepito io, un po' nel modo di scrivere di questo medico, che detto fra noi sembra darsi un sacco di arie, e un po' perché, guarda caso, a lui succede veramente di tutto, cioè non solo prende una malattia impossibile da contrarre, potrebbe essere il paziente zero di un'epidemia mondiale, si risveglia completamente ristabilito, come completo il puzzle, dico che ho visto il paradiso. Ecco, questa è un po' l'impressione che ho avuto io, anche perché obiettivamente lui del paradiso non rivela chissà quale verità astronomica, sono delle verità, dei messaggi che lui riporta, che però non sono di sconvolgente rivelazione, sono dei messaggi che sono ben reperibili anche in altri testi spirituali, New Age e religiosi, quindi nulla di sconvolgente da questo punto di vista. Per cui bisogna valutare un attimo nel complesso se credere o meno a questa storia. Lui riporta anche nelle appendici perché effettivamente lui è stato davvero in quel paradiso, perché la sua corteccia cerebrale era praticamente assente mentre lui era in coma e quindi non può aver prodotto quelle immagini. Però ripeto, sta un po' a voi, se lo leggerete, farvi una idea e valutare la persona. Comunque gli ho dato 3 stelline e mezzo. Dal punto di vista del libro si fa leggere bene e si legge veramente in poco. Poi ho cambiato completamente genere un'altra volta, si sta girando la telecamera, non lo so, è attaccata al filo della corrente. Ho cambiato completamente genere di nuovo e sono passata ad un libro che ho ordinato su Amazon, quindi l'ho acquistato in prenotazione e mi è arrivato il giorno stesso dell'uscita nelle librerie, quindi non ho dovuto fare le corse per accaparrarmelo, ma per la prima volta ho provato questo servizio di Amazon e devo dire che mi sono trovata bene. L'ho provato per questo libro perché ero davvero curiosissima di leggerlo, possedendo io già altri titoli suoi, e sto parlando dell'ultimo libro di Roberto Saviano, La paranza dei bambini. Ve l'ho mostrato nello scorso book haul, notate la copertina specchiata veramente pazzesca, con questa Madonna tatuata a tutta schiena, e dietro invece è così. Allora, io questo libro l'ho acquistato a scatola chiusa, non mi sono voluta informare su niente, sulla trama, sul genere, su niente, volevo proprio immergermici io direttamente. E in realtà però sotto sotto mi aspettavo una sorta di no fiction come Gomorra. Gomorra è un romanzo no fiction, siamo tutti d'accordo, però è proprio un'analisi, diciamo, di alcune dinamiche e di alcuni eventi della criminalità organizzata divisi per tematiche, cioè di fatto sono slegati fra loro, però sono divisi per tematiche.
Quindi sotto sotto io mi aspettavo, diciamo, un'analisi, una sorta di saggio sul fenomeno della paranza dei bambini. La paranza è un termine che deriva dal mare e indica proprio queste grandi fritture di pesci piccoli che da soli non hanno nessun sapore, quindi nessun valore, mentre tutte insieme formano una bella frittura che viene anche valutata bene. E così vale per questi bambini che vengono assoldati dalle organizzazioni criminali, che da soli non hanno valore, non hanno speranze, non hanno futuro, mentre messi in gruppo diventano comunque delle potenze molto pericolose. Mi sono trovata davanti a un vero e proprio un romanzo con la R maiuscola, senza altri sottogeneri. Non è uno fiction, non è un saggio, non è un'analisi, è un vero e proprio romanzo. Quindi è una storia di immaginazione, ambientata però in posti veri, realmente esistenti, e che comunque vogliono dare uno spaccato di una realtà sincera, di una realtà che si verifica realmente e che comunque viene più o meno tenuta nascosta per motivi di interessi, si immagina. Quindi i protagonisti sono dei ragazzini tra i 15 e i 16 anni che danno vita a questa paranza perché aspirano al potere assoluto. Allora, devo dire che la scrittura di Saviano è sempre una scrittura molto viva, molto carnale, una scrittura che proprio si appiccica addosso, riesce a far passare sempre e comunque il messaggio, anche se lui parla nelle trasmissioni televisive, quindi è un monologhista nelle trasmissioni, sia che scriva no fiction, sia che scriva romanzi, la sua scrittura è, non lo so, è qualcosa di eccellente, un talento assoluto, perché riesce veramente ad essere una scrittura viva, una scrittura molto carnale. Il romanzo in sé mi è mancato di qualcosa, non sono riuscita a capire bene certe dinamiche che non vengono, secondo me, elaborate al meglio. Si entra direttamente nel cuore di questo quartiere dove appunto questi bambini si organizzano per dare vita ad una paranza, però non si riescono a capire, a mio parere, i veri motivi che spingono questi bambini, a parte la fame di soldi. Però le famiglie alle spalle sembrano delle famiglie sicuramente normali, normalissime, quindi non riuscivano a seguirli questi bambini, oppure sono dei bambini semplicemente sfortunati perché sono nati in un brutto territorio. Qual è la psicologia che si nasconde dietro queste scelte così forti di andare in giro ad uccidere per affermare il proprio potere? Queste domande non hanno trovato risposta, quindi di base io il romanzo l'ho trovato un po' artificioso e sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. Il finale poi, non ve lo svelo, però è molto teatrale, è proprio come vedere una rappresentazione teatrale ed è sicuramente la parte che mi ha toccato di più, la parte più coinvolgente. Però i motivi, il movente che spinge il motore da il via al finale, l'ho trovato veramente, cioè no, non dopo un libro del genere, cioè io leggo per 300 pagine, morti, sparatorie, guerre, eccetera, e il finale poi subentra per un motivo di tutt'altro livello, di tutt'altro spessore, che ho detto no, ma cioè non mi puoi fare questo nelle ultime 40 pagine. Quindi sinceramente io questo libro l'ho salvato tra virgolette solo per la scrittura, perché ripeto, è comunque una scrittura bellissima, però a questo libro ho dato 3,5 stelline proprio per quelle pagine piuttosto coinvolgenti, però sinceramente mi aspettavo di più. E va bene. E poi chiudiamo con un libro che è anche questo, proprio cambiamo un'altra volta completamente genere, perché comunque il libro di Saviano mi ha bloccato per un paio di giorni. Io sono stata nel blocco del lettore per un paio di giorni, perché un po' la scrittura comunque fa sembrare tutti meno dopo aver letto la scrittura di Saviano, e un po' perché dovevo assorbire questa storia, comunque questo romanzo, quindi per un paio di giorni io sono stata ferma con i libri.
e poi ho deciso di buttarmi in una lettura più leggera, però sperando fosse più coinvolgente, quindi mi sono rivolta ad un libro famosissimo che avevo in libreria da un po', che mi aspettava, mi guardava e diceva leggimi, e l'ho adorato, cioè veramente, io sicuramente arrivo per ultima sulla faccia della terra a leggere questo libro, ma vi giuro l'ho amato, e sto parlando di Hunger Games di Susan Collins. Questo è in teoria, o credo proprio in pratica, ufficiale, un libro young adult che io non amo particolarmente come genere, però questo mi ha davvero sorpreso. Dei seguiti non so dirvi niente, ho letto qualcosa che riguarda i seguiti che parlano proprio di crollo totale, di declino totale di questa storia, però io mi attengo al primo, è stato meraviglioso, coinvolgente, adrenalinico, mi sono piaciute tutte le trovate che avvengono in questa arena, mi è piaciuta la scrittura molto accurata, molto dettagliata, mi è piaciuto il fatto che ogni capitolo terminava con un evento che ti spingeva a girare subito pagina e a continuare a leggere. Quindi veramente mi è piaciuto tutto questo libro, mi è piaciuto il fatto che terminati gli Hunger Games non è finito il libro, ma continuavano i colpi di scena, continuavano a susseguirsi le faccende, le vicende dei protagonisti, mi sono ritrovata a fare il tifo per Katniss, mi sono trovata a pensare a come avrei fatto io in una determinata situazione, quindi sono stata veramente coinvolta al 100%, mi è piaciuto veramente tantissimo. Mi ha entusiasmata questo libro qui. Qui c'è scritto: è un romanzo che dà sua fazione by Stephen King, e quindi se lo dice lui, e insomma ve lo dico io. No, comunque, veramente è stato bellissimo questo libro. E gli ho dato 5 stelle su 5, ed è stato l'ultimo libro che ho letto a novembre, e quindi questo qua. Bene, siccome sono già 22 minuti che ciancio, direi che posso chiudere qui il video. Vi mostro quindi i libri che ho letto, mettiamo questo piccolino sopra, nel mese di novembre. Fatemi sapere che cosa avete letto voi e che cosa ne pensate di questi titoli, se c'è qualcuno di questi che avete letto, che cosa ne pensate, o se c'è invece qualche libro che vi ha incuriosito e che metterete nella vostra wish list. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguita anche in questo video, vi invito a lasciare un commentino, a spolliciarlo e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e giù nell'info box vi lascio anche il link alla mia pagina Facebook dove trovate dei contenuti extra, come dico sempre, come nei DVD. Io vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!